Novena di Natale, ottavo giorno, l'amore che salva. L'Apostolo Paolo pone l'accento sugli effetti dell'amore di Dio manifestatosi nell'incarnazione. Questo amore è benignità, tenerezza, misericordia e si manifesta nonostante i peccati e le miserie degli uomini. Il fine di questo agire di Dio è quello di renderci suoi figli, rigenerandoci mediante il battesimo per mezzo dello Spirito Santo, perché possiamo tendere al totale possesso della salvezza. San Paolo Apostolo a Tito. Carissimo, anche noi un tempo eravamo insensati, disubbidienti, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella malvagità e nell'invidia, degni di odio e odiandoci a vicenda. Quando però si sono manifestati la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia, mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da lui su di noi abbondantemente, per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, perché giustificati dalla sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Tutto abbiamo ricevuto in Cristo. Tutto abbiamo ricevuto in Cristo. Il Dio si è comunicato all'uomo come restauratore della sua natura, come perdono e null'altro che perdono. In quale modo la misericordia di Dio ci concede il perdono del peccato? Per unire l'uomo a sé come figlio? Risponde San Paolo, mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo. Il battesimo è il suggello della fede. Chi si è affidato a Cristo non assume con lui un rapporto isolato, ma entra a far parte della comunità di Cristo, la sua Chiesa. Giunge a ciò perché ha avuto in dono lo Spirito stesso di Cristo. E dallo Spirito viene inserito nel corpo di Cristo. Ne fa parte come membro vivente. Lo Spirito è Dio che in Cristo opera in noi, aiuta, ispira, illumina, santifica, non per realizzare una vita solitaria, una comunione individualistica con Dio, ma per collegarci nella comunione con i fratelli, in un'autentica carità vissuta. La preghiera di oggi. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Padre Santo, che per mezzo del Figlio tuo ci hai liberati dal peccato e dalla morte, togli ogni ansia e ogni tristezza dai nostri cuori. Noi ti preghiamo, mostraci, Signore, la tua misericordia. Tu che hai promesso al tuo popolo un germoglio di giustizia, conserva pura e santa la tua Chiesa.
noi ti preghiamo, mostraci, Signore, la tua misericordia. Tu, che in Cristo ci hai dato ogni bene, fa che non ci separiamo dalla comunione di amore nel tuo spirito. Noi ti preghiamo, mostraci, Signore, la tua misericordia. Tu che infondi nel nostro cuore la beata speranza della salvezza, conservaci fedeli e vigilanti fino al giorno del Signore Gesù. Noi ti preghiamo, mostraci, Signore, la tua misericordia. Oppressi dal giogo del peccato, aspettiamo da te, Padre misericordioso, la nostra redenzione. Fa che la nuova nascita del tuo Figlio ci liberi dalla schiavitù antica. Per Cristo nostro Signore.